È una Divina Commedia che parte dall'edizione 2007, quindi da 10-11 anni fa, e che rilegge il viaggio, diciamo, di un Dante che non è più in una posizione, diciamo, ascetica e di genio, ma in una posizione più umana, di uomo che è genio proprio perché è nella sua condizione di dubbio, di speranza, di nostalgia, di malinconia, di grande inquietudine. Un po' il racconto, insomma, in questo restyling, ma abbastanza profondo e approfondito, del backstage dell'uomo Dante, quindi di un Dante nel suo studio, nel suo vascello esiliato, nella cui cambusa scrive, e le cui proiezioni della scrittura diventano poi messe in scena, con un Dante invece viaggiatore che incontra vari personaggi. La complicazione è stata soprattutto quella di fare sintesi, quindi con un avanzamento per quadri, perché tre canti, che 100 canti, 14.000 versetti del 300 in endecasillabo è un discorso articolato, e prenderne i quadri significava costruire delle connessioni. Le connessioni sono state inserite con dei passaggi in prosa. È stato molto complicato, all'inizio ero molto preoccupato, ma non ho mai avuto paura. Un grande rispetto, ecco, di questo testo, che è un patrimonio straordinario, mondiale, per sempre, e per sempre moderno, tra l'altro. Ma ecco, senza paura e con grande rispetto. La conoscenza credo abbia fatto un po' la differenza. La conoscenza è una conoscenza che si sviluppa e continua dopo 700 anni circa di parafrasi. Spettacolo secondo me fantastico, almeno per il percorso che ho fatto io e che sto facendo. Andrea Ortis, il regista, ha lavorato molto con un concetto di prosa su questo spettacolo, quindi con noi attori ha lavorato tantissimo prima per arrivare poi a quello che è. Io ricordo la primissima versione che vidi a Roma agli inizi, e poi però non l'ho più vista, quindi in realtà non mi sono ispirato a nulla di quello che è stato, ma ho seguito le indicazioni di Andrea Ortis, del regista, per dare il mio Dante, che sono io. Fondamentalmente quello che posso dare a questo spettacolo è me stesso, anche perché lui ha cercato di mettere un Dante, di parlare di un Dante uomo, non del Dante poeta divino, ma dell'uomo, di un uomo che si trova nel mezzo del cammino della sua vita, che io credo di aver superato da qualche giorno col mio ultimo compleanno, e che probabilmente in depressione, perché esiliato, perché non poteva più vedere i figli, perché ce l'aveva con la Chiesa e con la politica, che si sentiva tradito da tutte e due, e un uomo allo sbaraglio, un uomo che non aveva casa, un uomo senza casa e senza libertà, e quindi lui ha puntato tantissimo e ci teneva tanto a far uscire Dante uomo, per questo anche la barba, perché è un Dante non necessariamente iconografico, è un Dante che in quel momento della sua vita probabilmente si è fatto crescere anche la barba. Tra l'altro io, parlando con lui, avevo il dubbio di questo e mi sono andato a fare delle ricerche e ho trovato un disegno su un volume che è in un museo di Firenze, dove Dante è ritratto con la barba. È ovvio che l'iconografia che abbiamo è quella che viene dal calco dopo la sua morte, e tutti hanno fatto quella. Insomma, così di Marco Cesina sono molto particolari, sicuramente non facilissime al primo ascolto, perché belle complesse, però comunque belle. E quando ci entri dentro, ci entri veramente. Io finisco il primo tempo devastato, ormai piango praticamente tutte le sere, a fine primo tempo sono un cadavere ambulante, emotivamente sono distrutto. Non è uno spettacolo che mi dà fatica dal punto di vista fisico, ne ho fatti di molto più faticosi e peggiori, però emotivamente è una roba fortissima. Poi il secondo tempo, per fortuna, si va in purgatorio e poi in paradiso, dove ci si tranquillizza un attimo. Il personaggio di Beatrice che interpreto è un personaggio che non ho scelto, in verità mi ha più scelto, perché un po' pilotato dal fatto che fisicamente rispecchio un po' quelle che sono le caratteristiche del personaggio. Mi dicono che è un viso trecentesco che si sposa bene all'immagine di Beatrice che ci è pervenuta dai libri e dai vari artisti. È sicuramente una fortuna questa mia fisicità, che però comunque va collegata ad un aspetto poi formativo, all'altezza per poter fare, appunto, interpretare questo personaggio. È sicuramente uno dei personaggi più complessi che abbia interpretato negli ultimi anni, perché ci vuole molta responsabilità. Qui si parla di una persona che in realtà non c'è,
è più è un angelo nella visione di Dante, ma per il regista non è che una donna che prende per mano il proprio uomo e lo porta a sé, ma in realtà non lo sta riportando a sé, ma lo sta riportando alla luce, lo sta riportando a Dio, lo sta riconducendo sulla dritta strada, visto che Dante a un certo punto della sua vita si perde. Ed è un'essenza presenza che riesce attraverso il canto, attraverso la sua dolcezza, la sua presenza costante a riportarlo all'amore fondamentalmente. La storia è una storia che in modo profondo tocca tutti quanti, perché riguarda l'amore, l'innamoramento e anche l'impossibilità di non vivere un amore. Chi è che non ha vissuto un amore che non poteva vivere? E quindi questa è la cosa grande di questo personaggio, che attrae il pubblico. L'altra è che è la melodia. La melodia del brano è sicuramente avvincente, molto drammatica e quindi fa vivere con maggior enfasi questa storia immortale, appunto. E l'altra chiave potrebbe essere che io ci metto veramente ogni piccola parte di me, ogni mio vissuto, e soprattutto cerco di farlo senza filtri, quindi portando in scena sul serio tutto quello che io ho provato rispetto all'amore e quello che può dare, quello che può togliere, e veramente ci metto dentro il sangue. Quindi spero che arrivi, perché io ce la metto tutta. Non è la solita frase, cioè è veramente che io do anima e corpo a questo personaggio che amo e amerò per sempre e che mi possiede quasi.